abbiamo finalmente il secondo portiere Spal. Arrivi dal Napoli. Intanto vuoi dirci il tuo nome completo, perché è un nome lunghissimo e soprattutto anche una parte straniera. Sì, il mio nome completo è Nikita Contini Baranovski. Non è facile, lo so, molti si sono imbrogliati a dirlo, ma è un po' lungo, ma questo è il mio nome, sì. Origini russe? No, origini ucraine. Mia mamma è ucraina e mio padre è italiano. E al Napoli come è andata l'esperienza e soprattutto che cosa hai imparato? E visto che prima ti abbiamo incontrato, diciamo così, dietro le quinte, hai già imparato che Ferrara è la città delle biciclette. Sì, sì, sì. Sicuramente città di biciclette, mi sono informato un po', una bellissima cittadina, ho anche visitato un poco prima. E Napoli, niente, ho fatto tutta l'altra fila delle giovanili, sono rimasto contento di come sia andata e sono felicissimo di essere qui ora in un club importante. Ma cosa ti ha convinto a venire qui in Biancazzurro? Senz'altro il progetto, senza alcun ombra di dubbio, so che è una città che vuole molto, è sempre stata in altri palcoscenici A, B, quindi senza ombra di dubbio è stata questa la mia scelta. Conosci qualche tuo compagno di squadra che andrai da incontrare tra poco al ritiro di Tervisio? Sì, sì, mi sono informato, c'è Cellini, Zigoni, che sono giocatori importanti, lo stesso Branduani che è un nuovo acquisto, l'altro portiere, e so che deve arrivare presto anche Jacopo Ferri che io ho giocato contro nella primavera della Roma. Quindi già lui l'hai incontrato e quindi sai come fermarlo a livello di allenamenti, no? Sì, sì, a livello di allenamenti so come fermarlo, l'importante è che in partita non sappiano gli avversari come fermarlo. Hai potuto telefonare o parlare anche con il preparatore dei portieri Scalabrelli oppure lo incontrerai proprio direttamente su Tervisio? No, non ho avuto un contatto diretto, ma avrò un contatto diretto sicuramente a Tervisio. Ma quali sono le tue caratteristiche? Anche perché insomma sei alto, sei infisicato. La dottoressa, tra l'altro, prima facendo un piccolo test fisico, ha detto che potresti fare anche il ciclista. Sì, non esageriamo ora. Sì, è un bel fisico, non sono il tipo che parla di se stesso, ma senza ombra di dubbio penso che sia un portiere abbastanza tecnico e fisico, poi lo vedremo in campo. Ma visto che sei stato a Napoli e hai visto diversi portieri che si sono alternati in questi anni, qual è il tuo modello? Sì, ho avuto modo di allenarmi con portieri come Morgan De Santis, Reina, Rafael Andújar, che sono portieri di alto livello, ma molto differenti, ho preso molto da loro. Non c'ho un portiere che ho seguito particolarmente, ma ho preso un po' di tutto da loro. Jacopo Ferri è appena arrivato da Roma, nuovo attaccante della Spal, giovanissimo, classe 95. Insomma, cosa stavi pensando mentre eri in treno e venivi da Roma qui a Ferrara? In questo tragitto di 2 ore sono passate tante cose per la testa, tutta la mia carriera che ho fatto giovanile alla Roma e è arrivata questa nuova esperienza nel calcio professionista. Che cosa ti ha portato qui a Ferrara, nel senso che abbiamo visto che hai parlato anche con il presidente, insomma ti sei informato anche tu sulla città, sull'ambiente, sulla società? Sì, prima di venire, appena ho saputo la notizia dell'interessamento della squadra, ho parlato, comunque mi sono informato e tutti me ne hanno parlato bene di questa società, di questa città e di come si vive qui a Ferrara. E sulla società invece che cosa ti hanno detto? La società è una società storica, ha fatto tanti anni di A e di B, adesso dobbiamo riuscire a provare almeno a arrivare ai playoff. E per quanto ti riguarda, quali sono gli stimoli che ti portano qui a Ferrara, soprattutto rispetto alle tue caratteristiche tecniche e tattiche? Sì, io il mio obiettivo è comunque far bene, cercare di collezionare più presenze e provare a far gol. Ma quanti ne hai segnati quando avevi la fascia di capitano nella primavera della Roma? Quest'anno meno dell'anno scorso, però 7-8 mi è andata bene, per problemi fisici non ho fatto tantissime partite. Facciamo una battuta, visto che prima hai indossato la maglia biancazzurra e hai detto passare dal giallo rosso al biancazzurro a livello di Roma, a livello di città. Sì, sì, è stato un attimo un po' strano vedere i colori bianco-celesti, ma ne faremo...
andrà bene anche con questa maglia. Ma che cosa ti hanno detto i tuoi genitori, visto che insomma lasciavi la capitale, lasciavi Roma, lasciavi un pochino, diciamo così, il passato che ti ritrovi alle spalle? Guarda, devo dirti la verità, i miei genitori erano dispiaciuti, perché comunque vedere un figlio andare via e cambiare, fare una nuova realtà, andare a vivere una nuova realtà è sempre difficile. Però loro giustamente hanno detto: devi scegliere, devi fare quello che ti senti e continuare il tuo percorso.